È un tentativo nato spontaneamente da alcune persone che hanno ritenuto opportuno dare un segnale concreto per difendere il cinema, perché sulla rete, insomma, le manifestazioni di interesse sono state tantissime e continuano ad esserci, però abbiamo ritenuto che, insomma, servisse qualcosa di più, quindi una presenza, una dimostrazione concreta, fisica di relazione. E noi vorremmo dimostrare attraverso questa maratona, vorremmo proprio organizzare una maratona da qui a fine anno, un presidio, una sorta di presidio per dimostrare appunto che per noi il cinema è assolutamente importante. Noi non siamo contrari all'operazione di vendita tout court, se effettivamente ci lasciano il cinema, però da quello che abbiamo saputo, in base alle operazioni che sono in campo, il cinema comunque non verrebbe più ad Prima esserci. sono passate delle persone chiedendo se raccoglievamo le Sì. firme. Le firme sono state già raccolte, anche delle manifestazioni sono state fatte, incontri sia con Simoncini che con Pugnoloni sono stati fatti. Questa è stata un'ulteriore iniziativa che io a titolo personale ho deciso di seguire, anche perché noi come Concertazione siamo contrari alla vendita, perché pensiamo che perdere un bene comune, non vada bene per un'amministrazione. Abbiamo perso tutto, è scritto qui nel cartello, dopo il consorzio, Villa dopo San Villa San Martino. Martino, abbiamo perso dopo l'ex mattatoio, Esatto. cioè non ci sono più spazi in questa città come luoghi di aggregazione, una cosa che denunciamo da sempre. Concertazione aveva fatto un progetto per il riutilizzo del cinema. E questo progetto non è stato preso in considerazione né dall'amministrazione precedente né da quella attuale. Per cui questa iniziativa spontanea ha visto la mia partecipazione personale e spero anche quella di tanti altri che in passato si sono battuti per la difesa del cinema. Chiediamo all'amministrazione comunale di fare un passo indietro, di ristrutturarlo e in ogni caso se l'amministrazione comunale comunque fino in fondo vuole convintamente venderlo, siamo anche disposti ad organizzarci per fare una raccolta fondi pubblica, collettiva, attraverso la quale appunto renderci protagonisti di questa volontà. Quindi ecco, l'appello è di venire qua, noi ci saremo tutti i pomeriggi, se ce la facciamo, naturalmente dipende anche da quanti siamo. Quindi venite, venite, venite.